Siamo all'altezza di Salussola e il torrente Elvo è largo circa 60-70 metri. Siamo ridotti così, guardate che roba. Siamo ridotti a un rigagnolo, ragazzi, non ce n'è più di acqua, è sparita completamente. Adesso che si scioglie l'ultima neve in montagna a 3000 metri, qua sparirà completamente il flusso dell'acqua e saremmo costretti a fare delle rinunce, ragazzi. Preparatevi perché sarà un'estate drammatica. Impressionante veramente. Ormai siamo alla frutta, non ce n'è più. La neve in montagna là dietro, le Alpi Biellesi praticamente inesistente fino almeno a 3500 metri. E qua ormai siamo alle battute finali e siamo soli all'inizio del mese di giugno, quasi in estate. Se vi ricordate, feci un video proprio in questo preciso punto al mese di aprile. In questa parte qua di fiume correva l'acqua, in questo momento è completamente asciutta e la corrente del torrente è praticamente nulla. Fa impressione camminare all'interno di un letto di un torrente che comunque ha la lunghezza di circa 60 km, ma dava sempre il suo apporto d'acqua. Questa è la poca corrente rimasta del torrente Elvo, che ormai è asciutto. Da 50 metri circa la larghezza del letto siamo ridotti a un metro e mezzo, forse qualcosa meno. Purtroppo, se non cambiano le cose, anche questi pochi pesciolini che sono qua ormai a combattere, anche in questa zona, a combattere le ultime pozze d'acqua, purtroppo moriranno perché non avranno più spazio per poter nuotare. Tra l'altro stamani ho fatto anche un sopralluogo nella pianura vercellese per documentarvi poi in un altro video che sto preparando per voi. Le risaie vercellesi fanno impressione. Ci sono alcune parti dove l'acqua non è ancora arrivata e il riso stenta a nascere. Il mais in alcuni punti è alto solo 30 centimetri e già sta patendo la sete da paura. Altri campi che hanno ricevuto un apporto d'acqua degli ultimi temporali sono riusciti a far spuntare comunque delle coltivazioni abbastanza consistenti, però stanno soffrendo la sete, quindi probabilmente l'irrigazione ogni 15 giorni sicuramente soffriranno e la produzione sarà molto 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 inferiore a quella degli anni in cui gli apporti d'acqua erano molto più generosi. La situazione è drammatica ovunque. Qua nel nord-ovest sono previste temperature fino a 38-39 gradi la prossima settimana e zero precipitazioni. Quei pochi temporali che hanno fatto innalzare il livello dei fiumi, lasciando dei segni lungo il bordo del fiume, sono praticamente serviti a niente. Guardate qua che roba. In questo preciso punto qua, sulla sabbia, si vede molto bene come i temporali dei giorni scorsi abbiano fatto salire rapidamente il livello del fiume di qualche centimetro, poi sia rapidamente sceso ai livelli di secca storica che stiamo incontrando in questi giorni. Vedete questi segni? Questi segni rispecchiano proprio le perturbazioni che sono passate nei giorni scorsi, hanno fatto un dislivello di 10-15 centimetri, poi poche ore dopo rollando nuovamente il livello idrometrico e riportandosi alla secca storica che stiamo incontrando in questo momento. Niente, siamo alle battute finali e io anche oggi ho portato un documento per voi, ma sono veramente, non so più cosa dire. Non c'è più acqua, siamo senza più una corrente d'acqua, niente. E per il momento qua da Salussola è tutto. Ciao.